Benvenuti a tutti, in particolare ai gli amici, colleghi, soci dell'Accademia Nazionale del Lincei e in particolare al suo presidente Lamberto Maffei, che hanno accettato il nostro invito di tenere qui oggi e domani nella sede della nostra Accademia delle Scienze una riunione congiunta. C'è sta un'occasione importante che ci ha consigliato di organizzare questo incontro ed è la riapertura del nuovo Museo Egizio col nuovo allestimento che ci ha fatto venire in mente, grazie anche all'invito cordiale del Presidente Cristillen, direttore greco, per una visita a questo nuovo allestimento, ci ha fatto venire in mente di organizzare questo convegno internazionale sull'antico Egitto e i suoi contesti che occuperà appunto il pomeriggio di oggi. Per questo convegno abbiamo il piacere di avere come presidente il professor Sergio Donadoni, decano degli egittologi italiani, ma anche decano della nostra Accademia delle Scienze di Torino e credo anche dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Il professor Donadoni presiderà il convegno, ma ora do invece la parola al professor Lamberto Maffei, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Intanto ti ringrazio, caro Alberto, per l'ospitalità. Quando si è fatta avanti la proposta di avere una seduta congiunta, tutti e due siamo stati subito d'accordo. No, l'Accademia dei Lincei non fa spesso sedute congiunte con altre accademie, ma con Torino c'è un amore particolare, diciamo. Sarà per la simpatia che abbiamo con molti soci, perché ci sono molti soci che sono di entrambi le accademie, sarà per certe particolari, diciamo, collaborazioni che abbiamo avuto e sarà anche proprio per certe simpatie. Per esempio, io a Torino ci vengo volentieri, ecco. In altre città ci vai pure molto volentieri, ma un pochino meno. Inoltre, col professor Conte ci intendiamo anche quali sono le prospettive culturali quando ragioniamo di organizzare insieme qualche convegno, le cose convergono. Quindi proprio una comunanza di intenti. E devo dire anche che i soci dell'Accademia, che come tutti gli studiosi, diciamo così, con un vezzeggiativo, sono pigri. Per venire a Torino sono stato meno pigri. Ho visto, vedo. Chissà come mai. Quindi è veramente, diciamo, un incontro, oltre che culturale, oltre che fra due accademie. Voglio dire che è un incontro fra amici che, insomma, parlano da gran tempo e che sperano di parlare anche per domani, per il futuro, per la nostra cultura e soprattutto per il contributo che le accademie possono dare, diciamo, al progredire, diciamo, del nostro, diciamo, mi riviene in mente la parola cultura, una parola ormai usata e anche un po' disprezzata, ma sta a noi appunto rivalutarla. Io penso proprio che lo scopo delle accademie in questi momenti di passaggio, di crisi, eccetera, è quello. Ci sono tanti poteri, c'è il potere della politica, c'è il potere dell'economia, che sono i poteri maggiori. Poi c'è questo potere strano, diciamo, che cerca di limitare quelli che ho già nominato e che si chiama la cultura. E questo è il nostro compito. Quindi all'Accademia di Torino, all'Accademia dei Lincei, ma anche a tutte le accademie, uno sforzo
per la civiltà e per la cultura. Intanto cominciamo a lavorare noi. Ti ringrazio molto, Lamberto, anche per le parole di amicizia e di affetto che, sai, sono ampiamente ricambiate. Anche per noi è un grande piacere. Simpatia, grande piacere averti qui oggi con noi. E darei adesso la parola al professor Sergio Donadoni, che introdurrà e presiderà il convegno sull'Antico Egitto e i suoi contesti. Permettetemi che per prima cosa, per queste poche parole, ringrazi chi mi ha fatto l'onore, ben sentito, per questo incontro a Torino. E Torino mi è una città particolarmente cara. Per anni mi ha quotidianamente offerto la sede per il mio lavoro, ospitandomi nella astruosa architettura estranea dove alla luce del giorno pioveva dal soffitto a vetri di quel che era stato il Passo Carraio e dove c'era la possibilità di larghe ricerche bibliografiche con l'aiuto del leggendario Bauchiero, che conosceva i suoi libri volume per volume. Ma, dopo i ricordi, devo soprattutto dire che il tema dell'incontro mi è particolarmente interessante, situato com'è nella stessa cornice di quella ricerca archeologica rivolta non tanto al trovamento di oggetti quanto alla definizione di situazioni in cui essi abbiano senso. L'Oriente, allora, era soprattutto quel che non è Occidente e comprendeva fino all'Africa, all'Africa nera e all'America precolombiana, e non per nulla si chiamava Librairie d'Amérique d'Orient, quella dove ho comprato i miei primi libri di mestiere. Questo Oriente era ben diviso nei suoi imperi, dotati quasi di una personalità, e se ne ponevano in evidenza gli aspetti antagonistici e tipicamente militari. E non è detto che questo non sia vero. Ma ce n'è anche un altro e più profondo contatto, un esplorarsi e arricchirsi reciproco, e quasi a simbolo ricordo che le chantose delle birrerie dell'Egitto cantano, dice il testo che ne deplora naturalmente il fatto, perché cantano alla moda siriana. E in Siria la cantatrice è invece una cantatrice egiziana. Azzarderei un apologo. È un poco come il complesso di un orologio in cui ogni nota rallentata non ha ragione di funzionare se non ne fa funzionare un'altra, in totale contrasto con quel che sarebbe una fila di clessidre intenta ognuna a misurare il suo tempo. A questa tensione, mi pare, siamo tanto più attenti perché abbiamo la coscienza di vivere una simile esperienza. Da questa empatia deriva che per una volta tanto non historia magistra vitae, ma vita magistra historiae. Scusate la mia loquacità senile, così intrisa di ricordanze e così personalizzata. Me ne scuso. Grazie.